Ossequio, ossequio, mie carissime. Allora, prima che me lo chiediate, sì, sono tornata monocolore. Ecco, finalmente non ce la facevo più. Mi giro perché ho l'assistente pelosa. Perché in realtà, non so se ve l'ho detto, cioè molte di voi magari non mi seguono su Instagram, comunque ho raccattato una gatta randagia quando sono andata al mare 4 giorni con mia zia e quindi adesso ce l'ho io, ma insomma, quando sarà la porterò, perché mia madre ha già detto che la vuole, quindi la porterò in Belgio. Come sapete abbiamo una casa grande con il giardino, con dietro la foresta, quindi insomma per i gatti è praticamente il paradiso. Sono fuori fuoco? Non si sa. Comunque, cioè, io non credo di aver mai avuto così tanti problemi con dei gattini perché Chanel è proprio, lasciamo perdere, Chanel ha un carattere fantastico, non rompe le scatole a nessuno. Miuccia è stata molto tranquilla perché comunque si è adattata ai miei ritmi. Lei è Satana praticamente, cioè l'ho chiamata Siria ma di secondo nome fa Satana. E cioè corre ovunque, butta giù tutto, tipo prende i miei pennelli e scappa con i pennelli. Vabbè, anyway. Siamo qui per il video dei Most Played. Saluto le mie compari, che sarebbero Ornitorella e Golden Violet, ma anche Miss Penny 09, mia zia, cioè, tutte quelle che si sono aggiunte successivamente. Quindi finalmente eccoci qui per fare i Most Played di settembre. Comincio perché cioè, ho già perso più di 1 minuto e mezzo. Comincio perché comunque ho un sacco di cose da farvi vedere. Le prime due cose che voglio farvi vedere sono due cose che mi sono state regalate da mia cognata, un bacione grande per il mio compleanno, e sono delle cose che avevo già provato, però avevo provato in travel size, diciamo, in campioncino. E sono della marca EFIT, e sono queste due, sono l'acqua di Damasco e il sapone nero all'eucalipto. Adesso ve li zoomo perché magari non li conoscete giustamente. E vi metto qui sotto nell'info box, troverete tutti i link di dove trovare le cose che vi faccio vedere in questo video. Quindi se le volete acquistare, se siete interessate, potete andare qui sotto. Ve le faccio vedere da vicino. Questo è l'acqua di Damasco, che in realtà è l'idrolato di rosa damascena. Quindi non riuscirò mai a farvelo vedere. Quindi si presenta così, con il suo spray, eccolo. E se voi andate sul sito di EFIT potete trovare i punti vendita fisici dove si può acquistare. Credo che si trovi nelle Ipercop Umbre per il momento, ma anche al nord, mi pare di aver visto. Scusate, mi sono fatta prendere dall'entusiasmo invece di mettere a fuoco, ho stoppato il video. Comunque, dicevo, si trova in molte Ipercop del centro Italia. Comunque vi metterò il link della pagina dove potete trovare. Questo qui è l'idrolato di rosa damascena, quante altre volte lo vuoi dire, e io lo uso principalmente come tonico, cioè dopo che mi strucco, mi pulisco bene il viso, mi detergo con quello che vedrete poi, spruzzo un po' di questo su un cotoncino e picchietto su tutta la faccia, e è molto utile perché serve appunto per restringere i pori, per dare un pochettino più quella la densità alla pelle, insomma, diciamo che i pori si astringono e quindi diventa un po' più compatta. Successivamente, o meglio, ve lo faccio vedere dopo, ma lo utilizzo prima. Quindi, dopo essermi struccata con il Take the Day Off di Clinique, io utilizzo questo qui che è il sapone nero, del quale vi avevo già fatto una recensione sul blog. Non è bello da vedere perché comunque voi adesso lo vedete tipo color caramello. Wow! Io la prima volta che l'ho visto nel campioncino sembrava ceume. Ha un odore meraviglioso perché è all'eucalipto. E una cosa molto particolare è che appunto questo come va utilizzato? Va utilizzato sul viso bagnato. Voi lo prendete con le mani e lo andate a strofinare sul viso fino a che non si scioglie. La cosa molto, molto particolare è che è esfoliante. È esfoliante però senza avere quell'impressione di scrub. Quindi è rinfrescante, è sfogliante, serve molto a detergere proprio in profondità e io lo trovo ottimo. Anche di questo vi metterò il link qui sotto. Questi sono i modelli, cioè sono i modelli, sono le confezioni per la vendita al dettaglio, quindi quelle
che ci sono, cioè, la finestra aperta, scusate il rumore, quindi quelle che potete trovare appunto nelle Ipercoop, nei punti vendita fisici, mentre invece quelli che io vi andrò a linkare qui sotto sono le confezioni in vendita sul sito internet, che sono un po' più rudimentali, proprio perché sono, credo che siano dedicate ai saloni cioè, di estetiste, eccetera. Quindi diciamo che il packaging è meno curato, un po' più rudimentale, ma il prodotto dentro è identico. Poi io ho il mio quadernino. E sul mio quadernino vi posso dire che il prossimo prodotto è lo shampoo di Alchemilla, della marca Alchemilla, alla lavanda e all'eucalipto per i capelli normali e grassi. Allora, questo qui io ve l'avevo già detto precedentemente, ve l'ho fatti vedere in uno scorso video, lo shampoo e il balsamo. Ora il balsamo non so più dove l'ho messo, cioè l'ho cercato, non so più dove l'ho messo, e comunque appunto questo qui, insieme ad altri prodotti, mi è stato inviato dall'azienda, quindi questo ve lo dico chiaramente, e vi dirò che mi sta piacendo particolarmente. Ora vi dico quanto costa sul sito. Sul sito costa lo shampoo, costa 9,50 euro e il balsamo costa 11,50 euro. Io questo qui, come vedete, l'ho quasi finito. Ho iniziato ad utilizzarlo a inizio settembre, considerate che sono andata al mare qualche giorno, poi sono una che si lava i capelli relativamente spesso, quindi diciamo che come durata va abbastanza bene, insomma. E che altro dirvi? Come tutti gli shampoo naturali, vi lascia quell'impressione di capello pulito, ma non particolarmente setoso come potrebbero lasciare gli shampoo con il silicone. Però è proprio questo che io sto cercando attualmente da uno shampoo, quindi mi sta piacendo abbastanza. Quando lo finirò, ve ne parlerò più approfonditamente. Poi, sempre per la skincare e queste cose che non riguardano il make-up, ho utilizzato molto, perché ho ricominciato ad utilizzare i rossetti, ho utilizzato molto questo qui, questo scrub per labbra di Lush, che voi qui vedete come scritto Mint Juleps, guarda caso, uguale alla maschera, simile alla maschera, insomma. In realtà in italiano è l'abbrividisco, mi pare, questo qui, che ha questo odore di menta ma anche di cioccolato vaniglia, è abbastanza particolare come profumazione, però mi piace tantissimo. E appunto il lato positivo di questi scrub è che c'è dentro lo zucchero, quindi cioè se vi finisco, c'è dentro lo zucchero e altre cose che si possono mangiare, quindi se vi finisce in bocca ve lo potete mangiare, che è una cosa tossica. E vabbè, questo poi, e questo qui costa, mi pare, da Lush, in tutti i modi, cioè vi metterò in sovraimpressione tutti i prezzi, quindi se dovessero esserci dei problemi potete ritrovarli qui o magari nell'info box. Comunque questo qui costa 7,35 euro. Invece da Yves Rocher, questo ve l'ho già fatto vedere, l'acqua profumata al Monoi, cioè questa qui io l'ho utilizzata tutto il mese di settembre praticamente, o almeno fino a che non ha fatto veramente caldo. E l'ho usata tantissimo e notate ancora ce n'è parecchia. Io adoro l'odore di Monoi, è proprio uno spettacolo. So che qui in Italia Yves Rocher ha dei punti vendita, ma si vende anche soprattutto per cioè tipo Avon. Quindi per andare a vedere il prezzo sono andata a vedere sul sito francese, ma più o meno siamo lì, perché io l'ho comprato in Belgio, quindi più o meno i prezzi sono quelli. Il prezzo originale, perché fa un po' come Bottega Verde che fa il prezzo originale, poi ci stanno sempre gli sconti, il prezzo originale era di 10,50 euro, ma adesso c'è lo sconto, almeno sul sito francese c'è lo sconto del 50%, quindi sta a 5,25 euro. Comunque io l'ho pagato più o meno 5,25-6 euro, una cosa del genere, perché l'ho comprato in Belgio. Sempre riguardante questi tonici, acque profumate, vi faccio vedere Acqua di Vita di Lush. Questa qui è la confezione enorme, è la confezione più grande, quella da 250 grammi, che costa 11,95 euro, mentre invece c'è anche quella da 100 grammi che costa 6,95 euro. È veramente un ottimo prodotto, si può. Di base è un tonico, infatti io l'ho utilizzato anche, come faccio anche con l'idrolato di rosa damascena, l'ho utilizzata anche sul cotoncino per poi picchiettarla in faccia. Però devo ammettere che è ottima da tenere in frigo e spruzzare addosso in caso di calura terrificante. Scusate se sentite i rumori, ma questi sono mia madre e mia zia che hanno imparato ad utilizzare Viber e non se ne esce.
Appunto, questo qui io lo trovo un prodotto molto valido, mi è piaciuto parecchio sia come tonico che come acqua rinfrescante. Anche se voi mi direte, beh, cacchio, 11,95 euro per un'acqua rinfrescante, in effetti non avete tutti i torti, però devo dire che insomma è ottima per i due utilizzi. Poi passiamo invece al make-up, molti di voi giubileranno per questo. Passiamo al make-up e vi faccio vedere un prodotto che vi avevo già fatto vedere in passato, che è il Healthy Mix di Bourjois, il fondotinta. Perché io in realtà in questo mese ho spaziato tra questo che è un po' più leggero e vari altri fondi che adesso vi farò vedere. Questo qui, che adesso si sta cominciando ad allontanare dal mio colore di pelle perché sto tornando bianchissima. appunto, questo qui era il colore. Who cares? È il colore che è 53 beige chiaro. Eccolo qua. E questo qui era talmente poco coprente che lo dovevo utilizzare con un correttore che dopo vi farò vedere. Comunque questo qui di Bourjois alla fine costa sempre, cioè dipende un pochino da dove lo acquistate comunque. Io devo averlo pagato una decina di euro in Belgio, non mi ricordo. Comunque, altri fondi che ho utilizzato questo mese sono stati questo qui che ho messo anche oggi, che è il Perfectly Real Makeup di Clinique. È un fondo cremoso ma abbastanza denso. E poi il mio adoratissimo Matte Velvet Plus di Make Up Forever, che sta finendo e per il quale sono a lutto stretto. Allora, questo qui è il colore 35, questo qui invece è il colore 08. Costano rispettivamente questo 28,50, io mi baso sempre sul sito di Sephora per queste cose un po' così, questo 28,50 e questo 40 euro. Ora capite perché mi viene da spararmi all'idea di ricomprarlo, infatti penso che aspetterò qualche sconto, adesso c'è il 20%, ora vediamo. Se ce l'avete ce l'avete buttato lì nei cassetti e magari il colore non vi va bene, ricordatevi che il 35 io lo prendo, c'è problema. Il 35? Non lo so, non me lo ricordo se è il 35 o il 30. Lo specificherò qui sotto, non si sa mai. Se ce l'avete da dare via così da regalare, io ci sto, eh. Ok, insomma, questi due sono stati gli altri due fondotinta che ho utilizzato più verso la fine del mese perché comunque si stava rinfrescando il tempo e quindi infatti oggi ho utilizzato questo. Poi, per quanto riguarda i correttori, ho utilizzato molto spesso il cancella età di Maybelline, del quale vado molto fiera perché gli sto dando una pista. Cioè, nel senso, voi forse non lo vedete, però comunque è arrivato qui a più della metà, il che per me è un traguardo enorme. Questo qui, il cancella età di Maybelline, mi sa che costa tra i 4 e i 6 euro. Alla fine dipende sempre dal punto vendita, dalle offerte che ci sono, eccetera. Poi, appunto, in connubio con il fondotinta di Bourjois che vi ho fatto vedere prima, ho utilizzato questo qui che è il Select Cover Up di MAC. Questo l'ho utilizzato per coprire le disgrazie, perché comunque quello è un fondotinta molto leggero. E quindi prima stendevo questo qui che mi permetteva di eliminare un pochino le disgrazie. E una volta asciugato, partivo con il fondotinta. Per le occhiaie invece ho utilizzato questo qui di Estée Lauder che è il Double Wear, che è meraviglioso. Il Select Cover Up ora come ora costa 19,16 euro sul sito di Sephora perché i prezzi sono aumentati a causa dell'IVA. E invece questo qui che è il Double Wear di Estée Lauder costa 23 euro sul sito di Sephora. Poi passiamo al resto. Ho ricominciato ad utilizzare tantissimo questo blush di MAC, che è il famosissimo Peaches. Ora cercherò di farvelo vedere un pochettino più da vicino. Questo è proprio il mio colore di blush ideale, io adoro questo tipo di blush. Vi faccio vedere magari uno sguaccino. Mi pare che la luminosità oggi sia abbastanza decente, ora vedete i miei pelazzi, non fa niente, comunque è questo qui. E mi piace moltissimo, questi sono i colori che piacciono a me per i blush, io non sono una tipa molto rosa, diciamo. Un altro colore che ho utilizzato con piacere questo mese è questo qui di Neve Cosmetics, questa è una new entry nella mia collezione, ed è il Sunset, che come vedete è sempre un color pesca, però molto più chiaro e molto più aranciato, diciamo. Adesso provo a mettervelo sulla mano.
a farvi uno svuocino anche di questo. Ecco lo svuocino. E ammetto che vederlo così fa paura. Comunque, una volta steso ha un colore un po' più cristiano, diciamo, non è male. E la cosa molto carina è che questo può essere utilizzato anche, cioè, è un colore molto carino anche come ombretto, secondo me. Comunque, Peaches ora costa sul sito di MAC italiano, costa 22,69 euro, sempre per la ragione dell'IVA. Questo qui l'ho comprato, mi pare, con la promozione, quella sulle cialde, quindi veniva 2,69 euro, una roba del genere, non mi ricordo. Sempre guardando la Z-Palette, eccola qui, ci sono alcuni degli ombretti che ho utilizzato di più questo mese, come appunto questi qui di Inglot, come Ornitorella di Paola P. Come oddio, Butterfly di Neve Cosmetics, che ormai vedete c'è il buco, infatti l'ho ricomprato, ho approfittato della promozione delle cialde per ricomprarlo. Poi c'è questo qui di Kiko, che è il numero, non me lo ricordo, 176, questo qui che è un bellissimo grigio, lo adoro, l'avete già visto sicuramente. E poi questo qui che è Tribù, se non mi sbaglio, di Paola P, che io adoro, è bellissimo anche per sì. Tribù di Paola P è bellissimo anche per fare le sopracciglia, se non doveste avere dietro il vostro normale gel o quello che è, perché io adesso utilizzo l'acqua Bravo, lo sapete, però ecco, se non ce l'avessi dietro, quello funziona alla perfezione ugualmente. Poi, grazie alla promozione Tutte pazze for poop, ho preso uno smalto che è questo qui che vedete sotto. Poi vi metterò tutto nel few box. È lo 057, il lasting gel, color lasting gel 057. Poi vabbè, sopra ci sono i brillantini. Vabbè, fa niente. Vi scrivo tutto qui sotto. Ne ho approfittato per acquistare questo colore che mi faceva molta molta gola, che è il numero 501. Ma sbaglio, si vede bene. Oh mio Dio, scandalo! È questo qui, appunto, il 501, che è questo color borgogna vinato, molto bello. Molto bello. Faccio uno svuocino anche di questo sul dito, è così. Fatemi richiudere, sennò qui succede in casina. Me lo sono spatasciato sul video. Sono un genio. Sono proprio un genio, infatti è rimasto tutto sull'unghia e non ce n'è più sulla mano, babini. Ecco, mi sono spadasciata tutto sulle mani. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Questo è bellissimo. Poi secondo me è un colore che sta bene a molte tipologie di occhi, nel senso che un colore del genere secondo me sta benissimo anche agli occhi azzurri, per esempio. E io lo utilizzo, aiutate. Lo utilizzo con un altro colore del genere di MAC nella piega per sfumare. Se volete ve lo dico, ma sì, ve lo dico. Allora, è questo qua, che è Sketch, questo qui, che è più scuro. Lo utilizzo per sfumare nella piega quando metto il Poopavamp 501. Cioè, tu dimmi se tu con questa motoretta mi devi sta scoccia all'anima. Vabbè. Comunque questo, poi mia madre che si è ricordata che c'ha Viber, veramente guardate, oggi è una giornata, cioè sono 3 giorni che io voglio fare questo video, fortunatamente per il momento c'è una luminosità decente, una luminosità decente, quindi ho detto, dico no, lo voglio fare. Ci sta Valentino Rossi, non ci posso credere. Poi ho utilizzato, io sapete che utilizzo spesso il mio super liner di L'Oreal, però giusto per dare fondo alle altre cose, ho utilizzato il gel eyeliner di Essence, questo qui, quello nero, normale, classico, e da quello che ho capito me lo devo tenere stretto perché questo qui tra poco, cioè no, è uscito fuori produzione, quindi non lo vendono più, non lo fanno e non lo vendono più, quindi se lo doveste trovare in negozio accaparratelo. Non capisco perché questa scelta di mercato era uno dei prodotti migliori, secondo me, della gamma Essence. Comunque, questo costava 3,49 euro. Ora credo che non ci sia più, quindi è inutile dire costa 3,99 euro. Poi,
Sempre per gli occhi, il mascara del mese è stato in assoluto questo qui, che è l'Inimitable Intense di Chanel. E questo qui costa all'incirca 28-29 euro, dipende sempre dalla profumeria nel quale lo acquistate, dalle promozioni, anche se Chanel non è praticamente mai in promozione. E poi, per finire con il make-up, ci sono ben tre rossetti di MAC, che sono questi qui. Se mi conoscete bene, probabilmente li avete già indovinati. Comunque, sono. Ricordiamo che adesso i rossetti di MAC costano 18,65 euro, sempre per via dell'IVA. Allora, sono Modesty, che è. Ora cercherò di zoomarli per farvi vedere bene, che è questo colore qui. Che è praticamente il mio My Lips But Better ed è questo colore qua. Eccolo. Ups. Queste mosse di contorsionismo. Poi, tutt'altro genere, abbiamo Rebel, che ormai è diventato un mio caro amico, che nel tubetto è così e sulla mano è così. È bellissimo. Questo è uno, secondo me, dei colori più belli di MAC proprio. Ci sta pure chi butta la roba. Cioè, ma oggi proprio non lo so, è un complotto. È un complotto. E poi, oddio, adesso sto pensando a quanto mi ci vorrà levare questa cosa di Rebel, perché Rebel quando si affeziona rimane. Per ultimo c'è questo qui che è Diva, che è bellissimo, è un rosso bordeaux scuro, molto bello. Ora ve lo metto a confronto così vedete la differenza. Rebel è molto più fucsia, molto più violaceo, invece questo è più proprio bordeaux. Bello, bellissimo, sono dei colori meravigliosi. E giusto per la cronaca, Diva è un matte. Rebel è un satin, mi pare, sì, e Modesty è un cream sheen, quindi tre finish diversi, tre colori meravigliosi secondo me. Eccoli qua. Ultima cosa che lascerà perplesse alcune, perché io non è che ne ho parlato male, però era un prodotto che non mi aveva impressionata particolarmente, invece l'ho ritrovata nei cassetti e ho detto, tu non puoi finire così nel cestino. E ho ricominciato ad utilizzarla e vi devo dire che mi ha cambiato l'opinione. Allora, adesso la vedete sporca perché l'ho utilizzata poc'anzi, ma comunque è la Beauty Blender. Questo è il modello Pure, quindi il modello bianco, che bianco è stata solo quando è arrivata, perché bianca è stata solo quando è arrivata perché pure che la laviate con la trilina rimane sempre avorio. Una volta che la utilizzate diventa avorio. Comunque questa qui mi era arrivata con questo e con questa qui. Con questa pochettina qui, che è la pochettina da viaggio, nonché quella per farla asciugare all'aria senza che si sporchi, perché vedete che ha questa retina, questo sistema di retina, e quindi questo serve per inserirla all'interno, eccola qua, e farla asciugare senza che ci siano attacchi esterni. Questa qui, non mi ricordo come si chiamava, tipo Travel Pack, una roba del genere, e insieme ci veniva anche il detergente. Che ho finito nel frattempo. Il dettaglio clou che è bellissimo, io ogni volta lo guardo, è questo qui, perché come potete vedere ha anche questo piccolo charm, diciamo, che da una parte ha il loghino di eccolo, il loghino di Beauty Blender e poi da questa parte ha la Beauty Blender originale fatta a portachiavino, è delizioso secondo me. Ora la Beauty Blender la potete trovare su vari siti. Il sito italiano più comodo che forse però non è il meno caro, comunque il più comodo è makeuplandia.com o .it, non mi ricordo, comunque vi metto sempre il link nell'info box, devo mettere un sacco di link stavolta. Comunque il costo della Beauty Blender Pure da sola bianca è di 17,90 euro. Poi se volete potete comprare anche la pochettina separatamente, potete comprare dei kit, comunque sia è. Ci sono varie combinazioni che potete acquistare su questo sito. Se non l'avete mai utilizzata, vi consiglio magari di comprare il kit di due Beauty Blender e di magari dividervelo con un'amica, quindi dividere le spese.
decidete voi. Comunque questa la vedete così grande perché è bagnata ancora un po' umida. Sono quelle spugne che una volta che si asciugano si rimpiccioliscono. Una cosa, allora, perché io non l'ho più utilizzata per mesi? Perché la prima volta che la lavai, non so se si vede, zoomiamo, la prima volta che la lavai le detti un'unghiata per sbaglio e si crepò, eccola, vedete il buco? Al che mi sfastidiai, tutto al passato, no, al che mi feci un pochino rodere e dissi, cioè scusa, con quello che costa sta spugnetta, non è che potrebbe essere un po' più resistente? Anyway. Un'altra cosa che cioè, mi piace perché effettivamente applica il fondotinta molto meglio rispetto ad un pennello, perché il pennello comunque dà quell'impressione, per quanto sia buono, eccetera, utilizzato bene, comunque a volte lascia le striature, invece questo dà proprio un effetto molto più omogeneo e quindi è un'ottima spugna. Mi hanno detto che le imitazioni di questa spugna qui non sono buone, cioè non sono altrettanto buone. Non ne ho ancora provate, ne proverò, vi farò sapere. Comunque, una cosa che un pochettino mi dà fastidio è che cioè, bisogna sempre spendere 15-20 euro per una spugna che comunque ha una durata limitata nel tempo, perché essendo una spugna che va sempre bagnata, comunque i batteri li attira e quindi periodicamente va cambiata, un po' come uno spazzolino, diciamo, non è che vi dura, cioè non è che è a vita natural durante, insomma. E va bene. Che cos'altro dirvi? Vi mando un bacio e vi dico alla prossima. Ciao!